non mi ritengo soddisfatto perché ovviamente la situazione disegnata non corrisponde completamente al vero, anche perché a me l'anno scorso, assessore ad una mia interrogazione che proprio poneva questi temi, mi fu bellamente risposto che l'approvazione dei piani economici finanziari viene a valle di un procedimento complesso, e questo è vero, che coinvolge anche i comuni per fare i PEF. Pertanto i comuni sono preventivamente a conoscenza di quanto verrà portato in approvazione nel consiglio d'ambito, nei consigli locali. A me così non pare, perché 27 sindaci su 30 del lato Forlì-Cesena non hanno riconosciuto e hanno contestato il metodo. Altrettanti minacciano di fare ricorso al TAR. E contestano come quelle delibere pubblicate da ATER si siano state anche scritte male e fra l'altro inviate in ritardo. Poi fra l'altro io mi sono fatto un po' di rassegna stampa, non l'ho caricata tutta nello zaino perché pesava tanto, però io ho consigli comunali, Savignano sul Rubicone, Roncofreddo, Borghi e Ferrara, che non hanno approvato la TARI perché dicevano non abbiamo gli elementi necessari. Il sindaco di Modigliana dichiara, ce l'ho qui, a noi è andata bene. Però è incredibile come l'aumento non sia legato a nessuna spiegazione, ma come se la ATER si dà tutti gli elementi. A Tredozio il sindaco addirittura fa pesare i camion del gestore rifiuti perché non si fida. Rassegna stampa, la sovranità decisionale dei sindaci è nulli. Tassa rifiuti, cifre in extremis, i sindaci non sanno rispondere. Addirittura un povero sindaco minacciato di morte, a lui la nostra solidarietà per l'aumento della tassa rifiuti. Sarsina fa ricorso, mercato lo valuta. Il ricorso fa infuriare i sindaci. Forlì, TARI delibera approvata, poi ricorso. Ecco, a me non mi sembra che la situazione sia così rosea come ci avete risposto. Mi avete risposto, no, che i sindaci hanno tutti gli elementi. Oggi, fra l'altro, proprio intanto mi sta rispondendo finalmente Atersir, dopo un anno di inseguimento, all'ultimo accesso agli atti, qualche numero in più me lo dà. Un po' alla volta state migliorando con l'andare dei secoli, ma con l'andare dei sindaci. Perché? Perché è stato costruito un metodo che è opaco e macchinoso. A questo punto la domanda è voluto o è incapacità o sono risorse insufficienti? Risorse insufficienti, lei mi dice, di più non si può fare, quindi o è incapacità o è voluto. Perché se io vado a leggere il rapporto di Atersir, si dice, nonostante gli sforzi intrapresi negli anni per allargare l'organico, risulta ancora parziale la copertura rispetto alla dotazione organica prevista. Questo fa sentire il personale come in un mare in tempesta, attorniati da una percezione di sfiducia strisciante da parte di tutti gli interlocutori. E ci credo, guardate cosa sta succedendo. I consiglieri comunali, alcuni consiglieri mi riferiscono che Atersir è andata in commissioni, perché qualche consigliere comunale vuole approfondire in commissione, dicendo che non sono in grado e non hanno le forze di valutare quanto richiesto dai gestori nel PEF. Quindi il sistema è opaco, ma se il sistema è opaco non si capisce perché e cosa dobbiamo, noi come cittadini dobbiamo pagare. E se il comune non ha in mano le leve dei costi, non può arrivare a quegli obiettivi sfidanti che ci siamo dati, perché se non sa che lo spazzamento costa tot e quest'anno la carta che ha raccolto era sporca, fra virgolette, quindi valeva poco, non sa che deve migliorare un certo tipo di raccolta. Se non diamo queste leve ai comuni, i comuni non migliorano la raccolta. Fra l'altro, dentro un sistema opaco si può nascondere di tutto, dagli errori, come mi è stato detto che è stato rilevato e poi Atersi li ha corretti, ma anche, e questo io non lo voglio, ma penso che non lo vuole neanche lei, la malafede. Quindi noi dobbiamo sgombrare il campo da questi dubbi. E come lo sgombriamo? Con la trasparenza. Quindi rendendo tutti i numeri che Atersi ha pubblicati. Perché il problema è questo, che alle delibere di Atersir non vengono pubblicati i numeri, vengono pubblicate le tabelline riepilogative. Quel metodo che è stato costruito, e a me che sono un ingegnere piace perché avete messo numeri su numeri, fogli Excel su fogli Excel, è affascinante, ma se non riusciamo a tenerlo in piedi, se non c'è qualcuno che riesce a monitorarlo, va cambiato perché così non va bene. Io l'ultimo PEF che ha degno di questo nome, sono dovuto andare nel delibere del 2010 del lato FC, lì ho trovato i numeri, ma dopo il 2010, quindi quando è arrivata Atersi, i numeri sono spariti. Bene, siamo critici ma siamo anche propositivi. Uno, intanto la ringrazio che venite in audizione come abbiamo richiesto noi e come hanno Consigliere, le richiesto, chiedo di sì, avviarsi. concludo, come abbiamo richiesto noi e come hanno chiesto altri.
Quindi o la potenziamo o torniamo alle ATO sovraprovinciali. Su questo bisogna farlo. Due, trasparenza. Le delibere di ATER si vanno pubblicate per tempo e con tutti i dati, di modo che i consigli comunali e i cittadini possano farsi un'idea. L'altra è fare un testo unico di quelle delibere. Abbiamo la stratificazione di ormai 6 delibere che modificano uno dopo l'altro, non si capisce più come si costruiscono le... E concludo. Mi è tornato in questi giorni in mente l'assegnazione del premio Nobel 2014, Tirol. Più di ogni altra cosa, Tirol ha chiarito come capire e regolamentare settori industriali con poche potenti imprese dominanti, perché ci sono fallimenti di certi meccanismi di mercato, come prezzi più alti rispetto a quanto sarebbe motivato dai costi. Tirol ha analizzato questi problemi, evidenziando le difficoltà informative delle autorità di regolazione. Quindi, con questi quasi monopoli servono agenzie forti. Questa agenzia ci dite dal 2015 che la volete rafforzare, ma secondo noi non è rafforzare. Ecco, non vi dico che vi serve un premio Nobel, però qualche ingegnere in più. Signora, grazie. È finito il tempo.